ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Contagi da Covid-19 in aumento in Abruzzo, dove l'indice di trasmissibilità R.T. è pari a 1,26, quindi il più alto a livello nazionale, dove complessivamente l'R.T. è di 1,16. Ci vuole prudenza, avverte Paolo Fazzi, virologo dell'ASL di Pescara, che consiglia l'utilizzo delle mascherine al chiuso. Il virus circola in quest'estate in particolar modo perché è un virus molto più infettante. Abbiamo una circolazione del virus molto più elevata rispetto alle estati del 2020 e del 2021, perché all'epoca giravano dei virus meno contagianti, diciamo, con una trasmissibilità sicuramente inferiore a Omicron e suoi mutanti. E poi c'è da dire pure un'altra cosa, secondo me. La gente si è un po' stufata. Pensa che questa infezione, questa virosi sia praticamente passata, comunque diciamo sconfitta. Le cose non stanno così perché vediamo che a tutt'oggi in Italia, ma anche ogni tanto in Abruzzo, ci sono dei decessi legati a questa infezione. Quindi le cose non stanno in questa maniera e purtroppo la gente non segue più, anzi da parecchio ormai, non seguiva più i dettami del comportamento giusto per diciamo affrontare questa problematica e quindi in particolare l'uso delle mascherine. Questo è un virus che circola negli ambienti chiusi più che negli ambienti aperti perché è un virus che si trasmette con aerosol. E quindi questa situazione nuova della mancanza, dell'obbligo del tenere le mascherine, francamente mi preoccupa. Mi preoccupa perché potremmo avere un'ulteriore circolazione nei mesi estivi e quindi poi avere nel momento più favorevole al virus, cioè quando comincia a fare freddo, una platea di soggetti infetti, magari asintomatici, che quindi faranno circolare ancora di più con il freddo il virus e sappiamo che con il freddo il virus diventa più cattivo. Adesso si può dire che è meno patogeno? Questo sicuramente.